Big Rock Morenic e proviamola. Adesso vediamo. Allora, primi 10 minuti, 12 minuti di gara, si inizia una salitina che è lo strappo più impegnativo, caratterizzata da rocce e radici. Ciao! Ciao! Vale. Scarpa già slacciata, vacca trotta. Allora, cosa da manuale, sono partito con scarpe nuove, cosa che ovviamente sconsigliatissima, però avevano già su un'ottantina di cappa, quindi va bene. Pronti via, una si è già slacciata, il terrore e la paura delle altre è questa. Potrebbero impegnarsi a fare dei lacci un po' più seri, ma se si slacciano ancora come i bambini, doppio nodo e via. Temperatura ottima, siamo intorno a 12-15 gradi. Il resto degli abbigliamento è consolidata, la scarpa per il momento sta andando bene, l'ho voluta anche usare perché, vista poca tecnicità del terreno, ho voluto fare questo azzardo, anche perché questa potrebbe essere la scarpa che uso a Templier. Vediamo. Primo ristoro. Occhio. Sì, io non mi fermo, ristoro solo liquidi. Ah, pensavo ti fermassi. Buono. Vi faccio una ripresa di Grocca. Questo è il masso che dà il nome alla gara di Grock Morenic. Il gruppetto con cui ero prima è qui avanti. Eccolo là. Andiamo un po' se riesco a chiudere il distacco, ma come si diceva prima, stiamo tirando, ritmo sostenuto per fare il galletto, ma è probabile che la pago tutta.
Ciao, grazie. Ciao. Quinto della 100 miglia conferma la sua posizione Guido Pastore. E si inizia il secondo giro, un'ora e un quarto, un'ora e venti il primo giro, assistenza di Claudia formidabile, due bicchieri di coca, gela la caffeina e si riparte. Adesso il primo giro è stato fatto un po' da Spavaldi, adesso con calma secondo giro. Ah, l'idea del loop non sembra malvagia, vediamo al prossimo. Adesso quasi quasi anche una sosta pipì ci sta e la farei là davanti. 20 chilometri adesso, quindi 2 ore e qualche cosa. Sento già un po' le gambe pesanti, ma pago il primo giro fatto un po' spavaldo. Frequenza cardio 143, quindi ancora bene. I gel li ho cambiati. A proposito di gel, in questa gara ho aumentato i carboidrati all'ora da 60, sono passato a 75, però il primo giro non li ho assunti correttamente perché ne ho scaricati almeno 5, quindi vuol dire che l'apporto di carboidrati sul primo giro non è stato corretto. Altro errore che ho fatto: la strategia Pace Pro. Confidavo, essendo un loop, confidavo che a ogni loop la strategia Pace Pro riprendesse, invece finito il primo giro basta, lei ha smesso di darmi indicazioni, ma pazienza, adesso sto andando soltanto con la fascia, cioè soltanto con il cardio, cerco sempre di tenerlo in Z2. Tutto sommato vado bene, vediamo le impostazioni del GoPro che cosa dicono. Sentire buono, temperatura ottima e si va avanti. Pensavo di trovare molto più traffico sul sentiero, invece niente. Adesso la frequenza cardio sta calando un po', adesso vedo di accelerare per tirarla su. Prossimo giro dovrei essere intorno alle 3 ore e 20, 3 ore 20, 3 ore 40, però vediamo strada facendo. Qui più o meno siamo nel punto più alto del percorso, montagne, non so se si vedono, e qui c'è tutta la morenica, guardate che bel colpo d'occhio, non male. 24 chilometri, passato al secondo ristoro per la seconda volta, ancora un giro e mezzo, più o meno sono a metà della gara, del percorso. Adesso c'è un saliscendi, vediamo di non sbagliare, qua si va in su, in mezzo agli uliveti, particolare vedere gli uliveti qua.
A dopo, ciao. Ciao. Ecco qua la Big Rock, quella che prima abbiamo visto di spalle. Questo è un masso che è stato portato giù dal ghiacciaio. Ma devo dire che sono abbastanza stanco, gambe pesanti. Terzo giro farò molto molto lentamente, ma va bene, non c'è fretta, non c'è nessuno che ci corra dietro. Siamo 27 km, quindi la metà l'abbiamo già passata di 2 km, quindi mancano soltanto 23 km alla fine. Non è male, frequenza bassa, ma qua, vabbè, perché ho rallentato, anche se credo che non si alzerà molto di più. E da studiare questa cosa, da capire tutta sta fiaccheria. Lo strappetto prima del traguardo, secondo passaggio, ancora un giro, forma pietosa, ma pietosa. Pietosa, pietosa. Però qua mi faccio un altro giro, chi se ne frega. Diamola, diamola. Hola! Disastro! Come stai? Male. Mal di gambe? Sì, morto, morto, morto. Oh. Vediamo alla fine, oh. Bevendo sempre meno sali. No, sono sempre morte. Sono sempre molli molli. Dai, ci pensiamo, un giro ancora lo faccio. Dai. Questo è il paese di Vialfrè, dove c'è il ristoro di mezzo, il secondo ristoro. È l'ultima volta che ci passo. Ritmo molto molto blando, cardio 130, gambe pesanti, meglio del giro precedente come morale. Boh, continuo a ripeterlo, c'è da lavorare, però va bene, dai, va bene. Paesino tranquillo, ma adesso c'è il controllo del chip per l'ultimo giro. Carico un po' d'acqua per sicurezza e via. Ultimo sforzo, dai, forza, forza, non molliamo adesso. Non mollare, non mollo, non mollo, non mollo. Dai, forza, via. Ciao. Oe, oe, oe. Ho corso per questo, bello. Un altro giro del ciclo completato.
passo medio 7:24, 5 ore 53. Buono, direi buono. Eccolo qua l'angelo custode, grande Claudia. Questo è l'angolo che si sono ritagliati per organizzare questa gara. Non male, direi non male. Un bel angolino.